La tradizione enogastronomica della Toscana è stata celebrata con una moneta coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ritrae il vinsanto e i cantucci accompagnati dai simboli distintivi dei paesaggi e delle architetture toscane. Tuttavia, l'iniziativa ha sollevato un dibattito culturale e opinioni contrastanti, soprattutto tra addetti ai lavori e produttori di vinsanto, vino liquoroso il cui passato affonda nelle radici storiche della nostra regione. Alcuni di loro negli anni hanno persino deciso di aggiungere il divieto di inzuppo sulle etichette, in riferimento al tradizionale abbinamento appunto con i cantucci toscani. Qualsiasi tecnica enogastronomica che ci consenta di poterlo vendere meglio è ben accetta. Sicuramente per i puristi, e probabilmente mi ci metto anch'io, vedere tutto quel lavoro, perché si tratta di un lavoro molto faticoso, consideriamo che da 100 kg d'uva vengono fuori dagli 8 ai 10 litri di vino, quindi parliamo di una resa dell'8-10%, tanta fatica, tanta spese, tanto stock in magazzino, tanto affinamento in caratello, vederlo diciamo utilizzato in un abbinamento che non è perfetto, come potrebbe essere perfetto con un sigaro toscano, potrebbe essere meglio con dei formaggi a muffa, soprattutto probabilmente quelli francesi, o una cioccolata al cacao, sicuramente si abbinerebbe meglio, ecco. Oggi il vinsanto è riconosciuto come un vino unico al mondo, ma il suo prestigio è spesso frainteso, sollevando problematiche di comunicazione e di cultura enogastronomica che solo noi toscani possiamo affrontare e risolvere. Non si può relegarlo a essere una parte del menù, un dolce in fondo al pasto. Quindi la difficoltà appunto rimane quello di saperlo comunicare bene come un prodotto tradizionale di alta qualità e non come un prodotto che finisce in fondo a menù abbinato a un biscotto che peraltro è molto buono. L'abbinamento è simpatico, però non si può derogare la sua fama al cantuccio e basta.